Una nuova scuola per Badia Pozzeveri, comune di Altopascio, regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca investono 2 milioni di euro per un plesso che guarda decisamente al futuro. Cibo, cultura e lucchesità. Ecco il Desco 2018, taglio del nastro al Real Collegio di Lucca per la manifestazione enogastronomica che rimarrà aperta fino al 9 dicembre. Il professor Vecchioni insegna a credere nei sogni, il cantautore milanese ospite del comune di Capannori ad Arte per una serata dedicata ai ragazzi. A scuola di battitura delle castagne, gli studenti dell'Istituto Comprensivo di Barga hanno assistito alle attività in uno storico metato a Val di Vaiano. La Lucchese si affida anche alla Cabala, i rossoneri ospitano l'Olbia, mai vittorioso al Porta Elisa nei 13 precedenti confronti. Intanto Favarin rischia di perdere Lombardo, ma dovrebbe recuperare Capitan Bortolussi. Miracolo a Torino, il Tennis Club Lucca ci crede, si riparte dal 3-1 a favore delle piemontesi del Beinasco. La squadra di Ivano Pieri deve vincere 4-0 oppure 3-1 per garantirsi il doppio di spareggio. Circa 40 tifosi al seguito. A tutti voi un cordiale saluto, ben ritrovati per questa edizione del TG Noi che apriamo parlando di scuola e l'argomento scuola sarà ricorrente nel corso di questa edizione. Partiamo da Altopascio, da Badia Pozzeveri, una scuola tutta nuova per Badia. Apriranno nella seconda metà del 2019 i cantieri per la realizzazione della nuova scuola elementare a Badia Pozzeveri, in località Agliaio, nel comune di Altopascio. Dopo la presentazione del progetto definitivo nella commissione consiliare Scuola Lavori Pubblici, le finalità e i punti di forza del progetto sono state presentate alla stampa e alla cittadinanza nel corso di un'assemblea pubblica. La scuola accoglierà 135 bambini, sarà composta da 5 classi, potrà contare su un grande spazio centrale, aule e laboratori, un patio e un grande giardino. Tanta luminosità e grandi ambienti, due dei punti di forza nel progetto. Significa un traguardo importante. Questa è un'opera che abbiamo annunciato in campagna elettorale. Abbiamo sostenuto da subito l'importanza di una nuova edificazione invece che la ristrutturazione dell'esistente, così come era stato pensato in precedenza, e oggi mettiamo un altro tassello importante affinché questo avvenga. Una scuola all'avanguardia, una scuola in una zona sicura, in una zona tranquilla, in una zona residenziale, ma allo stesso tempo in una zona centrale della frazione di Badia Pozzeveri, accanto a tutte quelle che sono gli spazi necessari per la vita di un ragazzo, di un bambino, di un alunno. In questo senso va questo progetto, un progetto da circa 2 milioni di euro, ecosostenibile, con materiali all'avanguardia, una scuola in legno, una scuola pensata a portata dei ragazzi, una scuola con aule molto grandi, con uno spazio per laboratori molto gestibile e organizzabile dalla scuola, una scuola costruita insieme alle insegnanti. Cruciale, per niente scontato, l'impatto della Regione, che è riuscita a spostare soldi destinati a ristrutturazioni a nuove edificazioni. Dalla Regione Toscana arriveranno quindi 650.000 euro, a questi si aggiungono 1.100.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, la parte restante sarà a carico del Comune di Altopascio. La consegna dell'immobile è prevista per il 2020. Restiamo in ambito scolastico, altri lavori che inizieranno a primavera, quelli al plesso scolastico di Bagni di Lucca, l'investimento in questo caso è di 1.700.000 euro. 1.700.000 euro. È questo l'importo che verrà investito nel plesso scolastico di Bagni di Lucca per mettere in sicurezza e migliorare la scuola, che ricordiamo ospita oltre 250 ragazzi tra primaria e medie. La cifra è stata finanziata dal Ministero degli Interni di quello che fu il governo Gentiloni. A comunicare l'apertura ufficiale del bando di assegnazione dei lavori è stato il sindaco di Bagni di Lucca Michelini con il suo vice Pacini. Già nel nostro programma, ma già nelle linee di campagna elettorale, avevamo indicato come prioritario nel nostro mandato l'adeguamento delle nostre scuole. Questa scuola qui a Bagni di Lucca è la scuola media, c'è anche una parte riservata alla scuola elementare, ma dove passano tutti i ragazzi del comune di Bagni di Lucca. Questo era importante perché è un edificio strategico per il nostro comune. I lavori partiranno a primavera,
verso la fine dell'anno scolastico. L'impresa che si aggiudicherà l'appalto inizierà le opere esterne per poi proseguire durante l'estate in modo da limitare il più possibile i disagi ai ragazzi e agli insegnanti. Si tratta di opere importanti che riguardano l'adeguamento, ma non solo. Praticamente qui la scuola viene messa in sicurezza sull'antisismica facendo dei rinforzi sulle colonne, sulle basi, verrà messo anche dei giunti che uniscono le cinque strutture per collocarle e fare praticamente un corpo unico. Allora, l'intervento totale è di 1.720.000, dove ci sono anche delle migliorie sicuramente nel ribasso d'asta, nella conclusione dei lavori e del tutto anche delle andiamo a pitturare tutta la scuola dentro, facciamo dei bagni nuovi e facciamo dei pavimenti dove necessitano nuovi, se c'è bisogno anche di qualche infisso vediamo attualmente al momento quello che possiamo fare. Ecco. Ci spostiamo a Capannori, esattamente a San Gennaro, dove c'è stata la consegna dei diplomi di Scuola Made. Si è conclusa con la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi la quarta edizione di Scuola Made, il corso post-diploma in management dell'accoglienza e discipline enogastronomiche di Fondazione Campus in collaborazione con Fondazione Palazzo Boccella. Gli studenti si sono ritrovati nella sede della scuola a San Gennaro e hanno ricevuto gli attestati dalla direttrice, la professoressa Enrica Lemmi, dal presidente di Fondazione Palazzo Boccella, Romano Citti, e dall'assessore al turismo del comune di Capannori, Serena Frediani. L'eccellente preparazione professionale degli studenti MED viene confermata anche dal tasso di job placement. L'82% dei diplomati lavora a 6 mesi dal conseguimento del titolo. In alcuni casi il primo contratto di lavoro sia già al termine del periodo di stage presso la struttura dove si è prestato servizio. Viene confermato un placement alto in uscita da Scuola Made che è oltre l'80% a 6 mesi dall'acquisizione del diploma. Quest'anno abbiamo anche una nuova classe e per questa nuova classe ci sarà la possibilità anche di poter usufruire poi e quindi spendere nel mercato lavorativo un titolo di esperto in cucina, quindi una qualifica professionale che viene riconosciuta ai ragazzi che frequenteranno la prossima edizione di Scuola Made. Tra i riconoscimenti per gli studenti di questa quarta edizione, quello assegnato a Edoardo Coli dalla prestigiosa associazione Chain Francigena Toscana. Il premio della Chain Italia è un premio nazionale che comprende una targa, l'iscrizione di diritto al Bagage Chain Toscana Francigena e una borsa di studio di 500 euro. Sono molto contento di aver ricevuto questo premio per il mio impegno durante il percorso a Scuola Made. Taglio del nastro al Real Collegio per il DESCO 2018. Cibo, cultura, intrattenimento e soprattutto tanta lucchesità. Ha ufficialmente aperto i battenti al Real Collegio di Lucca la 14ª edizione del DESCO. Alla presenza delle autorità cittadine, il tradizionale taglio del nastro che ha dato il via all'edizione 2018. Un DESCO tutto nuovo, quindi, che guarda anche oltre la mostra mercato e prova ad andare addirittura più in là del record di espositori, che quest'anno sono ben 73, provenienti da Lucca ma anche da altre realtà regionali e nazionali. Un evento che punta dunque sulle nostre eccellenze sul territorio e sulla qualità dei prodotti. Il DESCO 2018, a ingresso gratuito, propone ancora le date dell'1, 2, 7, 8 e 9 dicembre. Il venerdì e la domenica è aperto dalle 11 alle 20, il sabato fino alle 21. A Firenze, al Teatro della Compagnia, si è svolta la seduta solenne del Consiglio regionale per celebrare la festa della Toscana, in ricordo dell'abolizione della pena di morte voluta dal Granduca Pietro Leopoldo nel 1786. La nostra regione fu la prima al mondo ad abolire la pena capitale. Sono intervenuti il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, il Presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani e il Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi. La seduta straordinaria, alla quale hanno assistito gli studenti di diverse scuole superiori, si è chiusa con un'esibizione del cantante fiorentino Paolo Vallesi. E a proposito di cantanti, ma definirlo così è senza dubbio riduttivo, parliamo di un poeta cantautore tra i più celebri, Roberto Vecchioni. Ad Arte ha insegnato a credere nei sogni.
Un incontro più con il poeta che con il cantautore Roberto Vecchioni, ospite al Teatro Artè di Capannori, per una serata incentrata sul tema dell'impegno dei giovani nell'aiutare i propri coetanei in difficoltà. Il professore, infatti testimonial del convegno Sogna Ragazzo Sogna, dedicato ai 20 anni del progetto Tutor e ai 3 anni del progetto Taxi dopo scuola, promosso dal Comune di Capannori, Associazione Itaca, Tucam e Cooperativa Sociale Odissea. È una serata rivolta ai giovani, rivolta a tutti i ragazzi che si impegnano nel progetto Tutor, nel progetto Taxi, quindi dei progetti che portiamo avanti con le fasce giovanili, e che vuole essere una serata di approfondimento proprio sul tema dell'educazione e sul tema del crescere con educatori importanti, proprio quello che tanti volontari in questi anni hanno fatto a Capannori e per i quali appunto l'amministrazione li ringrazia. Roberto Vecchioni, da sempre impegnato nel sociale, proprio nel brano Sogna Ragazzo Sogna, pubblicato nel 99 all'interno dell'omonimo album, si rivolge direttamente ai ragazzi. La canzone è un'esortazione ai giovani a non arrendersi di fronte alla difficoltà della vita, a credere senza timore nei propri sogni. Ricordatevi che c'è una sola parola che annulla tutto il buio e il male del mondo. E questa parola è amore. Andiamo a Viareggio, al nuovo Teatro Ienco, con l'apertura del mese pucciniano. Emozioni, applausi e tanto bel canto giovedì sera al nuovo Teatro Ienco di Viareggio per la serata d'apertura del mese pucciniano organizzata dalla Fondazione Lirica Torrelaghese e dagli amici del Festival Pucciniano. Protagonisti i giovani cantanti lirici che hanno partecipato all'Accademia di Alto Perfezionamento Giacomo Puccini. Una giovanissima soprano giapponese, un tenore egiziano, uno coreano e un baritono italiano sono le voci che si sono particolarmente distinte. Consegneremo un premio, chiamato Puccini Academy, la quarta edizione, ai giovani cantanti che hanno partecipato all'Accademia di Alto Perfezionamento presso il Teatro di Torre del Lago. I partecipanti al corso accademico di Torre del Lago sono giovani cantanti e alcuni di loro hanno già una carriera avviata. Torre del Lago e Viareggio quest'anno hanno messo in scena un'opera a Salisburgo, la cui prima è stata fatta proprio nel nostro gran teatro. Quindi i nostri accademisti e le nostre accademiste sono arrivate fino a Salisburgo e io credo che sia un risultato che fino a qualche anno fa sembrava essere irraggiungibile. La serata alla quale ha partecipato l'assessore Mei, il direttore generale Moretti, il presidente Veronesi, si è conclusa con la messa in scena in forma di concerto di Suor Angelica di Giacomo Puccini, interpretata dal soprano giapponese premiato come la voce più bella. A scuola di battitura delle castagne sulla montagna Barghigiana. È in corso in queste settimane anche nella montagna Barghigiana, laddove resistono i metati e quindi dove si continua a lavorare le castagne per produrre la farina dolce, l'operazione di macchinatura delle castagne. Come al solito, uno dei luoghi simbolo è stato quello di Val di Vaiana, dove c'è il metato che cura con tanta passione Giovanni Giovannetti, al secolo il Giovannino di Val di Vaiana. Insieme a tanti abitanti della zona si è macchinato nei giorni scorsi oltre 40 quintali di castagne. Domenica scorsa la macchinatura è stata conclusa ospitando una quarantina di entusiasti ragazzi delle scuole dell'Istituto Comprensivo di Barga. Un'iniziativa voluta proprio per far conoscere e tramandare la tradizione. E non si cerca di dare un valore a questa raccolta delle castagne, e chiamando anche i bimbini, quelli piccoli, che si abbiano... I genitori ci aiutino a noi a fargli capire il valore di questo prodotto. Anche il grano, voglio dire, è un prodotto, non ha la caratteristica della castagna e della farina. La farina è una vitamina che poi vivici da sola, invece il grano vorrebbe accompagnare. Quindi guardiamo di poter fare in un modo che la castagna venga raccolta, fatta farina, che è una bontà che lasciarla perdere non è.
non è giusto, non è giusto. Alla presenza di alcuni classi delle primarie di Barga e di Fornaci, delle insegnanti e della dirigente scolastica Patrizia Farzetti, oltre all'assessore Pietro Nesti, i bambini hanno assistito con attenzione a tutta la lavorazione. Il tutto accolti anche dall'ottima colazione a base di prodotti realizzati con la farina di castagne preparate dalle donne della montagna, capitanate da Demara Santi. Ed ora l'ancora di Sergio Talenti. Alla manifestazione delle 150.000 donne a Roma lo scorso sabato, Laura Boldrini, già presidente della Camera, ha marciato con lo striscione della Casa delle Donne, centro antiviolenza di Viareggio. E questo accade mentre c'è una polemica in corso tra il Comune, che vorrebbe alienare la sede storica della Casa delle Donne per motivi di dissesto, e il centro antiviolenza, che non è ancora convinto della promessa del Comune di trovare una sede appropriata. La divergenza nasce da un'idea diversa del saldo economico, ma illumina anche la debolezza del nostro stato sociale. Basti pensare che il valore del lavoro volontario presso la Casa delle Donne, fatto da chi le accoglie, da sanitari, legali, eccetera, è stato calcolato da tributaristi a 133.000 euro l'anno. Importo che in teoria dovrebbe finire nel paniere delle casse comunali, ma vi sono valori che contano ancora di più, e colpisce la solitudine delle donne che aiutano altre donne, privilegiando la forza di un abbraccio alla freddezza dei numeri, una forza peraltro a disposizione delle istituzioni che possano accoglierla e tutelare. Si chiude qui la prima parte del TG Noi, breve interruzione pubblicitaria, subito dopo le notizie sportive.